La città di Salvador è una città molto bella, con delle ricchezze naturali bellissime, ma anche molto differente. Ci sono delle aree ricche e ci sono delle aree molto povere. All'interno delle aree povere, che sono normalmente chiamate favelas, esiste una regione degli Alagados, dove molte famiglie hanno occupato il mare. Erano i poveri, i più poveri, che non avevano possibilità di occupare un pezzo di terra e quindi hanno occupato un pezzo di mare. In queste palafitte non esiste un sistema sanitario, non ci sono i bagni, non c'è l'acqua canalizzata, sono costruzioni molto precarie sul mare dove avvenivano molti incidenti, soprattutto di bambini che cadevano da questi ponti per accedere alle palafitte e ci sono state vittime, molti bambini feriti e anche adulti. Questa realtà che abbiamo incontrato è estremamente dura, ci ha messo in movimento cercando di aiutare queste persone. Quello che a noi interessava era che queste persone potessero iniziare un cambiamento non solamente fisico, da una palafitta a una casa, ma realmente cambiare la condizione di vita. Quindi abbiamo costruito con i nostri partner scuole, asili, centri di formazione, in modo che le persone potessero incontrare dei luoghi dove essere aiutati a cambiare la loro vita. Questa questione della scuola ci è particolarmente cara, perché vuole dire creare, diciamo, dare l'opportunità ad ogni singolo bambino che incontriamo di poter fare un cammino nella vita. Infatti, per chi come me viene a lavorare in un posto così, dopo poco tempo ci si rende conto che eliminare la povertà è impossibile, perché è una realtà che va troppo al di là dell'azione di un singolo, anche di un gruppo. Però è possibile incidere sulla vita delle persone che si incontrano. E questi bambini vivono tutti gli aspetti della favela, che vuol dire hanno familiarità con il traffico della droga, hanno familiarità con gli assassini che accontestano, quindi vedono le persone morte per strada, hanno familiarità con l'uso massiccio dell'alcol, appunto della droga, eccetera, eccetera. Quindi loro si portano dietro questo mondo. Il primo risultato è vedere il bambino tornare bambino. Ed infatti una delle soddisfazioni, diciamo, più grandi di questo periodo è vedere prima i bambini che diventano amici. Il risultato scolastico, cioè vedere che il bambino impara. Prendono quell'energia bella, quella voglia di fare, quella voglia di essere e la mettono dentro ad un cammino. Quindi le scuole, gli asili, le case, tutto quello che abbiamo fatto era sostanzialmente per dare una risposta adeguata a questa necessità. L'8 per 1000 ci ha aiutato per tanti anni in queste iniziative e riteniamo che è un elemento fondamentale per poter dire oggi che questi centri sono dei punti di riferimento per le persone e per tutta la comunità.